Si chiama Idra 2019 dell'esercitazione di protezione civile che si svolgerà sabato 28 settembre nei comuni di Quarrata e Serravalle Pistoiese in provincia di Pistoia. Saranno simulati due scenari di emergenza idraulica e idrogeologica. Un codice rosso derivante da forti precipitazioni meteo darà origine ad una imminente esondazione del torrente Ombrone a Ferruccia di Quarrata e all'esondazione della cassa di espansione in località Pratone nella comune di Serravalle Pistoiese. Come accadrebbe in una situazione di reale emergenza, saranno attivati tutti i livelli di monitoraggio, coordinamento e soccorso, centinaia di uomini e mezzi, e sarà prevista anche l'evacuazione della cittadinanza. Tutto pronto per questa grande esercitazione? Quanti uomini e mezzi verranno messi in campo? Sicuramente un buon numero di volontari, di persone degli enti locali, del comune. Noi come Regione Toscana abbiamo dato il supporto per tutta la fase di valutazione, ovviamente seguiamo con molto interesse questo tipo di esercitazioni che rappresentano una test di prova fondamentale per tutto il sistema di protezione civile. Facciamo questa esercitazione di protezione civile alla luce del piano che abbiamo insieme al comune di Serravalle per quanto riguarda la protezione civile generale sul nostro territorio, quindi sia noi che Serravalle facciamo questa esercitazione. Questa esercitazione è per testare appunto questo tipo di piano che abbiamo, quindi sarà fatta proprio un'evacuazione delle persone dalle zone che abbiamo individuato e saranno trasportate in alcune realtà previste dal nostro piano per metterle in sicurezza. Abbiamo previsto che c'è la cassa di espansione che abbiamo nella zona di Cantagrillo, Casalguidi, esonderà e quindi interesserà alcune vie del territorio lì. Oltre che a fare esercitazione, che è sempre una cosa utilissima, ci permette anche di vedere se ci sono delle criticità da limare o da intervenire, cioè in caso di che questa cosa succeda veramente.